Ho trovato il proiettile di un pompa, quindi secondo me qua dentro è un pompa, quindi secondo me qua dentro hanno ucciso qualcuno. Qua stiamo scendendo, se non siamo saliti. Ma non stanno vicinati qua, no? Sì. Ma sicuro? Sì. Ok, stiamo andando. Qua c'è il giardino. Però ci sono altre zone. Andiamo lì, sì, andiamo lì. C'è un altro proiettile. No, non l'ho mai schiacciato. Non riuscire. Senta, c'è Giuseppe con me. Andiamo di qua. Ho una strana sensazione. Non lo so, io sento puzza. Non c'è puzza di bruciato. Vaffanculo. What is? Sembra tipo una gulla. Così piccola. A me invece sembra qualcosa che serviva per schiacciare qua. No, qua su, tu sai che fai qua? Dove? Qua. Ah. C'è qualcosa dentro? Un pozzolo. Giuseppe di Dio. Mamma mia. C'è qualcosa? Sì, dove? Non sto vedendo. Ma è profondo. Si vede qualcosa là in fondo. Appunto. Siamo là, è più certo. Sì, ma secondo me sono le riflessi. Guarda, non mi ci fai questo ballo. Non c'è qua. Ci tuffiamo a te. Ci tuffiamo, è profondo. Sì, sì, poi risale. Qua è come lo spoglio bianco. No. C'è il simbolo alla volta. Una croce. Fermi un attimo. C'è qualcuno? Se c'è qualcuno faccio il rumore. Io là dentro non ci entro. Ci sono delle scale. Città. Però sta l'ovvio fatto. Vabbè, la finestra spunteggia. Andiamo, cioè, sono curioso, non devo uscire abbastanza. Aspetti. Occhio, ci sono dei buchi nel pavimento. Lo fosse tipo dove c'era l'acqua. Sto qui a questo. No, ma sono buchi e basta, non ci sono. Sì, non. Questo sono. Ma sono buchi, non portano. Ma va, secondo me portano da qualche parte a me. Minchia, continuo, non ci odio. Andiamo. Qua. Secondo me ci diamo qualcosa. L'acqua. Non trovo per l'acqua, wow, bellissimo. Sì, ma sti cosi continuano. Un cieco. Un cieco? Cioè, questa è quella cosa attaccata al soffitto. Sembrava il coso per l'acqua. Cioè, ci doveva essere un secchio. Guarda, però sti cosi continuano. Questo è quello porto. Cioè, accendiamo se no. Sì, lo facciamo dare un ciccio. No, io lo so tanto. No. Sì, perché sti buchi qua continuano. Ok, qua c'erano delle botti per il vino. Ah, qua c'è un altro buco. Era pieno di buchi sta roba. Sembra quella di Lembo dove ci sono. Che schifo quello di Dove? C'era un faggio. Un pistrello. L'ho visto volare qua, c'era un pistrello, un pischello. L'ho visto volare. Era un pischello. Capitan Franci e Co a pischellare qua in case abbandonate. C'è un altro. Immagini troviamo un morto.
Ragazzi, guardate i pulsanti per la luce con gli occhi. E vieni in mezzo. Sì, ci sono comunque altre stanze. Ma queste sono tutte stanze col tetto sfondato. Io inizierei tipo da queste scale qua. Ma va. Pazienza. Ma in vita ora lo posto io e ti stai. Ciao, sono andare per andare là. Tengo lo sto sentito. Io sono molto più spontaneo. Ma io ti sa quando deve essere bello. Allora, qua c'è una stanza. Tu invece dove stai andando ieri sera? Questa era matematicamente una stalla. Mi sono entrato un po' di spine dentro. Questa era per le api, no, vero? No. Là c'è fieno, è una stalla questa. E poi ci sei preso. Ok, qua c'è dormito qualcuno. C'è una puzza orribile. Fanculo, Simone. Qua c'è il coso della mortadella. Io la mortadella? Boh, come cosa è? Come lo fai? Queste sono... Salvo Boroni. Tira su capo. Salvo Boroni 2. Ma sono le 10. Se non sono fratelli. Vabbè, se c'è. Amici che provano a uscire. Allora, vabbè, immagino che la nostra esplorazione in questa fattoria trattino casa abbandonata è finita. Non so se troviamo qualche stanza, ovviamente riprenderemo. Forse là già ci siamo stati, sì, vero? Qua c'è il pozzo con i fichi. Che fa un fico piantato dentro il pozzo? Ma ragazzi, guardate che pozzo strano che è. Secondo me salivo le scale. Lui è il boss di GT5 Live. Saliti sulle scale e siamo arrivati in questa cucina e lavanderia. Cucina e lavanderia. Ragazzi, guardate che strani quei forni là. Non ne sono forni. Cosa sono? Ad esempio tipo... No. Boh, qua c'è, ci sono troppe cose alte. Quindi, tre stanze chiuse. Va bene ragazzi. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.